Bene, direi di partire. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui con noi, studenti e non studenti. Grazie mille chiaramente a Luigi Serafini per essere qui tra me e Ilaria e aver accettato l'invito da parte nostra e da parte della libreria Modo InfoShop, che è stata il motore principale, e quindi ringrazio anche loro per avere Luigi Serafini qua. E come sapete la giornata si svolgerà in due atti. Qui con Luigi parleremo un po', percorreremo tappe del suo lavoro e daremo chiaramente anche voi la possibilità di intervenire, di fargli delle domande. E poi invece ci si concentrerà alle 6:30 alla libreria Modo InfoShop in via Mascarella, su Pulcinella e su la pulcinellopedia serafiniana, con un ospite d'eccezione, direi, nel senso che ci sarà Pulcinella. Tommaso Bianco, un grande attore napoletano, allievo di Edoardo De Filippo, che tra le altre cose è abituato a mettere in scena questa maschera, dialogherà con Luigi Serafini alle 6:30. Quindi diciamo queste sono le due tappe della giornata. Io trovo sempre un po' ridicolo fare il ritrattino di un autore quando ce l'ho a fianco, perché diventa quelle cose che da Wikipedia abbastanza insensate, per cui direi di sviluppare pian piano con il discorso, viene fuori poi naturalmente. E la prima curiosità che ci siamo posti con Ilaria nel momento in cui ci siamo accordati per delle domande è quella che può aiutare un po' tutti anche a iniziare il percorso, cioè di un contesto di partenza. Nel senso che un'opera come come il Codex, che ha la sua genesi a metà degli anni 70, per la natura del suo lavoro, per l'imponenza ma proprio anche per le caratteristiche, sembra un'opera di quelle che escono dalla pietra, cioè che vengono fuori quasi atemporali, mentre invece una temporalità ce l'hanno. Allora, la prima domanda, così ti diamo subito la parola e pian piano sviluppiamo il discorso, è quello di raccontarci un po', per quello che hai voglia, del contesto, di qual è l'humus da cui è nato questo lavoro, anche perché insomma è un contesto, credo che dal punto di vista dell'immaginario sia lontano dall'aria che si respiri oggi. Salve, grazie di avermi invitato. Sarebbe bello cominciare dalle domande, no? Se c'è qualcuno che vuole fare una domanda. In realtà si potrebbe anche mescolare molto. Visto che non c'è nessuno che fa una domanda, comincio a parlare e poi magari le domande le facciamo. No, dicevo, il contesto è allora, il contesto è sono la fine degli anni 70, quando faccio i disegni, però è quello che precede i disegni del Codex. Io all'inizio degli anni 70, nel 71, mi sono trovato per tutta una serie di coincidenze, di casualità, eccetera, in America, praticamente sulle strade americane, su quella che poi fu chiamata Beat Generation, On the Road, e tutte quelle parole che poi sono diventate, come dire, di uso comune. Che però a me erano assolutamente sconosciute, perché io all'epoca studiavo architettura e quindi avevo avuto un paio di indirizzi a New York per poter fare uno stage in un studio di architetti, e quindi andai a New York però per delle ragioni di tipo economico, nel senso che in quel momento c'era una crisi, una delle crisi ricorrenti dell'economia americana, per cui non assumevano negli studi i giovani che usualmente venivano assunti per degli stage estivi, per cui mi ritrovai a New York praticamente con quattro soldi e non sapevo che cosa fare, e avevo il biglietto di ritorno quattro mesi dopo, perché lo prendevano. E quindi avevo davanti a me quattro mesi così vuoti, no? E quindi avevo un indirizzo a Chicago e andai lì e trovai un piccolo lavoro dentro un museo di storia naturale, e dove dipingevo delle foglie nei diorama che si stavano allestendo. E poi da lì cominciò un viaggio assolutamente dantesco, per cui per quattro mesi mi ritrovai senza sapere cosa stavo facendo, insomma, ma mi ritrovai proprio in un momento molto particolare, che ha a che fare anche con il discorso del Codex, perché era il momento in cui stava nascendo la rete. Dico questo perché
l'inizio degli anni 70 è l'inizio, è proprio come dire è l'alba della rete, perché come sapete la rete ha un'origine di tipo militare, no? ARPANET era un sistema che faceva parte del sistema della difesa americano, e in quegli anni, proprio un po' come Prometeo ruba il fuoco agli dèi, così diciamo i giovani americani nelle varie università, soprattutto della West Coast, insomma, praticamente si impadroniscono del sistema e nasce la rivoluzione, cioè della comunicazione che viviamo ormai, che è nella nostra, no? Nella nostra quotidianità. La cosa interessante è che all'epoca, in quel inizio di anni 70, c'era già una specie di rete, ma fatta da giovani, perché in quel periodo stavano diventando adulti circa 70-80 milioni di americani, naturalmente altrettanti in Europa probabilmente, e era la generazione del dopoguerra. La generazione del dopoguerra ha una reazione, simmetricamente opposta a quella della generazione precedente. Mentre la guerra è rottura, interruzione di comunicazione, no? Durante la guerra nascono i codici segreti, nasce Enigma, cioè quella che per noi è la quotidianità, cioè parlare così, eccetera. Improvvisamente, in un periodo di rottura, tutto questo diventa esattamente l'opposto, no? Cioè, come taci, il nemico ti ascolta. La generazione dopo, invece, stranamente opera un processo opposto, no? Che è quella della ipercomunicazione, cioè quella della ricostruzione di questo, come esattamente quello che succede quando abbiamo un incidente, una cosa, quando le nostre cellule ricostruiscono, no, la parte offesa. E così, insomma, quello che stava succedendo in quel periodo, questi giovani americani stavano preparando il terreno per quella che sarebbe stata la grande rivoluzione della rete. E che cosa succedeva? Succedeva che l'America all'epoca era esattamente la riproduzione della rete in termini, corporali, umani, fisici, nel senso c'erano i nodi, erano alcune città e c'era questo flusso continuo di giovani che si spostavano da una parte all'altra, esattamente come i beat oggi, no? E portavano informazione, portavano comunicazione, portavano esattamente come noi oggi scarichiamo, usiamo app per qualsiasi cosa, eccetera, eccetera. E questo qui avveniva fisicamente all'epoca. Quindi, le università americane, questi di giovani, insomma, si impadroniscono del sistema e trovano, naturale, trovano proprio già la struttura pronta, io sto semplicemente dicendo che poi alla fine la natura si ripete sempre, no? Quindi noi ci troviamo sempre a ripetere dei programmi che sono comunque, guarda caso, quelli di comunicazione, come sono le sinapsi o come tutto quello che avviene a livello microscopico, cellulare, eccetera, sono sempre sistemi di spostamenti di informazione da parte dell'altra, insomma. Per farla breve, scusate adesso questa cosa un po' prolissa, però a un certo punto, dopo questa specie di immersione in un altrove, no? Posso chiamarlo solo così, no? Torno in Italia, in particolare a Roma, e mi ritrovo invece, mi sembrava veramente di entrare dentro la crepa di un vecchio mobile, insomma, perché non era tutto... Era tutto fermo, insomma, e poi cominciano ad arrivare, non so, Easy Rider, cominciano ad arrivare tutto, insomma, le bigenerie, cioè io che avevo vissuto senza saperlo, mi ritrovai così una specie di déjà vu nella lettura, nei film dei successivi anni 70. Però dicevo tutto questo alla fine degli anni, nel 76, cominciai a fare questi disegni. In realtà, in qualche modo, stavo, senza probabilmente saperlo, stavo creando un blog. Nel senso che avevo evidentemente assorbito quello che avevo vissuto in America, nel senso della comunicazione, della ipercomunicazione, quindi quando
cominciai a lavorare, a fare questi disegni, mi venne così naturale l'idea di fare una cosa che avesse, diciamo, come finalità la comunicazione, insomma, e che quindi passasse o scavalcasse quello che era il sistema dell'arte cosiddetto, insomma, quindi le gallerie, i musei e la carriera di un artista che, insomma, fa delle cose perché poi siano esposte in una galleria, in una mostra, eccetera, eccetera. Quindi, in qualche modo, riprodussi dentro di me e poi fuori di me, insomma, quel meccanismo di comunicazione, di cercare una specie di app. Inventai una specie di app, se si può dire con il linguaggio di oggi, e che era il Codex, cioè la possibilità di usare un sistema, una rete che allora ancora non esisteva, perché parlo del 1976, per far viaggiare le mie visioni, eccetera. Esattamente quello che facciamo oggi normalmente con un blog, eccetera, in cui trasmettiamo nello spazio le nostre pulsioni, i nostri piaceri, i nostri desideri, le nostre immagini, tutto quello, cioè, le lanciamo nello spazio. All'epoca non esisteva la rete, eccetera, però c'era la rete editoriale. La rete editoriale all'epoca era l'unica rete disponibile per questo tipo di operazione. Io ho fatto tutte queste cose senza sapere, cioè io ho pensato dopo, può darsi che in questa riflessione a posteriori, insomma, sia naturalmente falsata da quello che poi è successo dopo, però insomma, tanto per parlare così, può darsi pure che non sia niente di tutto questo, corrisponda, potrebbero esserci altre spiegazioni, però insomma questo è successo. E quindi, ritornando all'idea del contesto, tutti pensavano che fossi pazzo, cioè, ancora adesso molti lo pensano, però all'epoca era la questione che io cercavo un percorso diverso che era legato a quello appunto della rete, della comunicazione, eccetera. E stavo lì a disegnare giorni e giorni e giorni, e mi diceva perché, insomma, ma poi no, fai una mostra, fai questo, quest'altro. Insomma, io invece ero fissato con l'editore, volevo cercare un editore, insomma, perché in quel momento era quello che mi permetteva di accedere, come dire, alla rete, ecco. E quindi è stato difficile, perché proporre a un editore un libro che è scritto in una lingua che non era leggibile, insomma, non è all'epoca, insomma, non era, no, cioè, c'era ancora mai buongiorno, per dire, insomma, quindi insomma, non è, cioè, erano altre epoche, insomma. Tra l'altro, a proposito di mai buongiorno, sapete che insomma c'è stato il un po' prima, devo dire, insomma, ci fu il passaggio di John Cage alla sciora doppia, insomma, quindi si aprono degli scenari inquietanti su questo. Mentre John Lennon l'ha preso, adesso, è vero, poi dopo tu spieghi. Insomma, com'è non è, io mi concentrai sulla ricerca di un editore finché non, per caso, non vidi in una libreria, ecco l'importanza, una sera proprio, una libreria illuminata, un libro di Franco Maria Ricci, che era Il bestiario di Zettel, quindi era stato il 1977, e quindi ebbi una folgorazione, insomma, questo è abbastanza folle, questo editore, insomma, e quindi devo cercarlo, perlomeno per fargli vedere, insomma, questo mio progetto. E così cominciò, insomma, la ricerca di Godot, insomma, perché non sapevo nulla di questo editore. Avevo visto una foto su un giornale, l'avevo ritagliata e poi, insomma, ho trovato l'indirizzo e quindi andai a Milano. Adesso io la faccio un po' breve, però insomma, decisi di aspettare l'editore all'ingresso della casa editrice, che all'epoca era un piccolo ufficio a via di Santa Sofia a Milano, o Viale.
E così mi piazzai con, in macchina e un appostamento e decisi, cioè il programma era questo, ogni giorno avevo pensato starò lì 3 ore e c'avevo la foto di Franco Marerici sul cruscotto, no? E adesso aspetto che passa e poi cercherò di... E quindi fui molto fortunato perché all'epoca tra l'altro Franco Marerici stava spesso a Parigi, no? E quindi ci stava anche per un mese. Invece fui fortunatissimo, questi casi, naturalmente le cose succedono anche perché ci sono delle circostanze, no? E il secondo giorno dell'appassamento passò. E io lo riconobbi naturalmente, entrò perché aveva all'epoca i capelli ricci come un po' Angela Davis all'epoca, insomma. E quindi entrò nella casa editrice, e, in portone, perché la casa editrice stava a un piano terra, era un piccolo ufficio, insomma. E io lo seguì, scavalcando forse la segretaria che stava lì all'ingresso, eccetera, insomma, non lo so come, ma insomma entrai dentro la stanza dove lui era insieme a un suo collaboratore, c'aveva un grande tavolo su cui erano sparsi ritagli di giornale, progetti di nuovi libri e compagnia bella. E quindi avevo con me una ventina di tavole del Codex, le buttai sul tavolo, erano dentro delle buste di plastica, senza dire niente, e fu un attentato, insomma, perché insomma, io gli buttai queste cose, rimasero tutti i due che stavano nella stanza, Franco Marerici e il suo collaboratore, e Franco Marerici mi ricordo che rimase così immobile e silenzioso, mentre il collaboratore subito incominciò a dire ma c'è un libro così non si può pubblicare perché non è scritto qua, là, sopra e sotto, eccetera. E più questo collaboratore parlava, insomma, no? Plus royaliste que le roi, e Franco Maria Ricci stava lì incuriosito. Poi a un certo punto mi chiese ma lei, cioè, quando cioè, il mese prossimo dove si trova, così, magari ci vediamo. E allora disse, io allora, all'epoca vivevo a Roma e quindi gli detto l'indirizzo. No, mai, cioè, te l'ho detto 20 anni dopo, insomma, questa cosa. E quindi aspettai, e a un certo punto mi dimenticai anche di questo incontro perché pensavo che insomma. Poi invece mi telefonò, passò per Roma e passò questo piccolo studio che avevo e quindi cominciò la storia, insomma, che andò avanti, insomma, per tanto tempo, ecco, così. Però insomma, diciamo, c'è un nesso tra le strade americane, la California e Milano, Franco Marerici, eccetera, eccetera, e poi c'è naturalmente, sempre perché insomma gli eventi hanno, le circostanze che producono gli eventi sono tante, forse infinite, c'è la presenza di Borges. La presenza di Borges è importante per la nascita del Codex perché Franco Maria Ricci all'epoca, tra le sue tante, come dire, eccentricità, adesso ha finalmente riuscito, purtroppo in età avanzata e non in ottime condizioni di salute, però è riuscito a realizzare il suo sogno, che è quello del labirinto, no? Che sta praticamente qui dietro, quindi anzi se vi capita è un luogo, insomma, beh, è interessante, insomma, credo, se poi lo si ricollega alla storia editoriale, che comunque ha comunque a che fare con il libro illustrato, che ahimè noi chiamiamo ancora illustrato con un participio passato, mentre in francese questi qui si chiamano beaux livres, i bei libri, che questo io infatti ho sempre detto a tutti gli editori, smettete di chiamare gli illustrati perché, come dire, l'illustrato è un participio passato, chiamateli bei libri, perlomeno così, diciamo, un francesismo che si potrebbe anche utilizzare per questo tipo di editoria. Invece questo tipo di editoria, che è un'editoria che in altri paesi ha nobili tradizioni, cioè in Italia ormai è relegata solamente a
opere su commissione, cioè i libri illustrati che si vedono in libreria, 99% sono su commissione, sono o cataloghi di mostre, oppure che ne so, lo stilista che si fa il libro da Rizzoli, piuttosto che, è tutto così, insomma, quindi non c'è una linea per questo tipo di libri, che appunto sono appunto participio passato illustrati. Vabbè, ritornando invece al discorso di Borges, dicevo che all'epoca, come eccentricità, diciamo, se si può dire così, perché Borges in quel momento non godeva di una buona stampa in Italia, perché rappresentava, come dire, un tipo di, come posso dire, di letteratura visionaria, eccetera, eccetera, mentre il Sud America doveva essere tutto rivoluzionario e terzomondista, per cui se uno per caso, insomma, voleva scrivere una cosa diversa, insomma, veniva subito catalogato come reazionario. E, finché poi non arrivò Marquez e sdoganò finalmente, diciamo, la fantasia, per cui insomma Cent'anni di solitudine permise, insomma, comunque a generazioni di riavvicinarsi a quell'epica, insomma, che la letteratura sudamericana, in qualche modo collegata con i romanzi picareschi, con la letteratura fantastica del Seicento spagnolo, in qualche modo avevano sviluppato, perché è tutto un filone che, insomma, il Sud America ha conservato. E comunque, insomma, tornando a Borges, in quel momento viene incaricato da Franco Maria Ricci di costruire una collana, si chiama La Biblioteca di Babele, bellissimi piccoli. Era tutta una scelta di Borges, i suoi scrittori, di sue manie letterarie, eccetera, eccetera, e quindi cominciò a frequentare Franco Maria Ricci, venendo spesso a Milano, 3 volte all'anno almeno, e fu in quell'occasione che poi, una di quelle occasioni che poi gli strinsi la mano. Lui non, siccome si diceva che era non vedente, insomma, non mi vide, quindi sentì solamente, cioè, per cui non mi ha visto Borges, ecco. Però insomma ci siamo sentiti la mano, e comunque l'influenza di Borges su Ricci fu evidente, insomma, e quindi il tema del labirinto, il tema dell'enciclopedia, Tlon Ukbar Orbis Tertius, che è uno dei racconti forse più noti di Borges, questa enciclopedia britannica con un volume anomalo che viene trovato in una biblioteca, eccetera, eccetera, in questo volume che non è presente in tutte le altre enciclopedie britanniche, eccetera, c'è la storia di questo paese che, insomma, come utopia, come la città del sole, insomma, ecco, sono visioni, ecco, in Borges, diciamo, è solo accennato, insomma, mentre Tommaso Moro ci scrive, insomma, sopra Tomi, insomma, questa idea di un altrove, insomma, ecco. E quindi, insomma, l'altrove fu sicuramente per Ricci importante, e quindi anche gli permise di accettare anche un libro che era effettivamente un altrove, insomma, un libro che non... perché la mia intenzione, ripeto, era quella di riuscire a usare una rete editoriale e non l'editoria del museo, della galleria, eccetera, eccetera, ma una rete che... cioè, riuscire ad arrivare a portare un libro che non avesse... che fosse un libro, come dire, in grado di rendere tutti analfabeti, no? E quindi tutti potenziali lettori, insomma, no? Cioè, quindi è un libro che, entrando in libreria, doveva, insomma, in qualche modo generare una forma di analfabetismo universale. Cioè, tutti erano di fronte al Codex come dei bambini che stanno per imparare a leggere, no? Che è una sensazione, tra l'altro, bellissima, perché, no, tutti ricordiamo che o abbiamo visto i figli, i nipoti, quel momento magico in cui il bambino ancora, o noi quando eravamo piccoli, insomma, non sapendo ancora leggere, imitavamo gli adulti, e quindi era un momento, come dire, fantasmagorico, fantasmatico, mito poietico, eccetera, eccetera, in cui la fantasia si liberava nell'imitazione dei genitori o degli adulti che leggevano delle cose incomprensibili vicino a delle figure,
partivano narrazioni, eccetera, eccetera. Quindi è proprio un momento, ecco, che io, sono tutte cose a posteriori, per cui non è che ho pensato a fare tutto questo prima di fare gli op, ci ho pensato dopo. E quindi comunque la mia fissazione era in ogni caso riuscire a portare un libro non leggibile all'interno di un universo dell'universo della lettura, no? Quindi creare una specie di alieno, insomma, all'interno di una libreria e non diciamo dentro una galleria d'arte, eccetera, dove magari sarebbe stato meno importante, meno diciamo dirompente, insomma, così, meno stimolante, meno divertente anche. E beh, qui ci siamo, insomma, più o meno, no? Okay. In realtà mi viene da chiedere solo come chiosa a questa tua descrizione cosa è successo quando l'alieno è arrivato, cioè cosa è successo quando poi questo libro è andato in libreria e le persone hanno dovuto imparare a leggerlo, che accoglienza ha avuto? Ma dunque l'accoglienza la storia editoriale di questo libro è curiosa, perché è una, come dire, si potrebbe veramente usare come cartina di tornasole per capire un po', insomma, no, tante cose. Perché la prima, allora, al momento dell'uscita, appunto, come dicevo prima, Franco Maria Ricci non godeva di una particolare platea, eccetera, perché insomma era considerato un po' la sua editoria, anche la riscoperta di un certo tipo di tipografia, poi proprio tipografia, insomma, che era nella tradizione italiana, Manuzio, no? e quindi la tradizione dei bodoni, dei caratteri, insomma, che erano stati completamente dimenticati, veniva vista un po' come, insomma, una cosa, come dire, un po' da antiquario, ecco, insomma, antiquario, bizzarro, dandy, perché poi c'era questa camelia rossa di plastica, si era creato anche un po' una immagine, no? E un po' così, un po' da alla Oscar Wilde, eccetera, insomma, e quindi con poi, non so, l'enciclopedia di Diderot, insomma, delle eccentricità che in quel momento veramente non passavano, e quindi, insomma, il libro inizialmente, però colpì già delle persone che avevano fatto già un passaggio, no? So, per esempio Calvino, ecco, Italo Calvino fu, che sappiamo, ha avuto un percorso anche intellettuale molto complesso, no? Da redattore dell'Unità fino a, non so, Le Città Invisibili, quindi per dire quanto articolata sia stata il suo percorso, è pieno di sfumature, di tutto, insomma, no? Dentro Calvino c'è praticamente c'è la storia della letteratura italiana dal dopoguerra a oggi, insomma, no? e a domani, possiamo dire, e quindi Calvino si interessò subito al libro, e uno che invece, forse il primo che per contiguità, insomma, si interessò al Codex fu Roland Barthes. Roland Barthes, che conosceva Franco Maria Ricci per via di Parigi, insomma, perché poi lui, Franco Maria Ricci, sapete, insomma, Parma e il rapporto con la Francia, eccetera, insomma. Adesso c'è il Credit Agricole, no? Ma insomma all'epoca, insomma, c'è un rapporto intenso, no? E quindi Franco, perché poi, insomma, oltre Franco c'aveva pure le remosce, eccetera, era perfetto, quindi puntava per gli, e la prima, tra l'altro, la sua prima libreria non fu in Italia, ma fu a Rue des Beaux-Arts a Parigi, dove poi vi racconterò un piccolo episodio, insomma. Quindi andava molto spesso a Parigi, ecco perché fui fortunato all'epoca nell'agguato, insomma, e quindi Roland Barthes fu informato praticamente del Codex, eccetera, e voleva scrivere lui, diciamo, un testo, diciamo, il testo che avrebbe dovuto essere, come dire, anche perché Roland Barthes si appassionava molto di calligrafia.
addirittura era in modo amatoriale, insomma, e quindi ha fatto anche delle piccole mostre qua e là, insomma. Io ne ho vista una a Roma di suoi, come posso dire, di suoi scritti, di suoi graffiti, eccetera. Insomma, comunque, poi il tema, insomma, naturalmente, della scrittura con dell'immagine, cioè, insomma, tante cose che non sapete, poi, insomma, l'arte ha scritto di tutto, insomma, quindi... E allora voleva scrivere, poi dopo ebbe quell'incidente mortale a Parigi, uscendo di casa e rimanendo per 3 giorni alla morgue senza essere identificato, perché era uscito senza documenti per andare a prendere il giornale, era stato travolto da un camioncino che portava il latte, ecco, che è una cosa incredibile dei casi della vita. E quindi in qualche modo Calvino, che era comunque in quel momento era nel cenacolo di Franco Mario Ricci, perché poi all'inizio degli anni, alla fine degli anni 70, intorno agli anni 80, si era creato stranamente intorno a Ricci tutto un cenacolo, perché c'era Umberto Eco, Borges, Calvino. Calvino, tra l'altro, il libro Il castello dei destini incrociati fu fatto su sollecitazione di Franco Mario Ricci, che voleva fare un libro, la collana I segni dell'uomo, voleva fare un libro dedicato al mazzo dei tarocchi, il mazzo visconteo dei tarocchi. E quindi chiese a Calvino e Calvino fece proprio un... scrisse quel testo per un libro illustrato di Franco Mario Ricci, un beau livre di Franco Mario Ricci, un bel libro di Franco Mario Ricci. E quindi si era creato tutto questo mondo, insomma, e quindi Roland Barthes aveva scritto anche un testo per Giorgio Manganelli, insomma c'era il Gotha dell'epoca. E quindi l'informazione, cioè, del codex passò prima in questo piccolo, diciamo, cenacolo, questo circolo ristretto, eccetera, e quindi da Roland Barthes, no, cioè, il secondo fu Calvino, insomma, e quindi Calvino scrisse questo testo, che poi un suo racconto, diciamo, un suo articolo, un suo pezzo sul codex. Che fu poi anche l'occasione per, a un certo punto, per una raccolta che oggi troverete, si chiama Collezione di Sabbia, no? Oscar Mondadori, che Calvino curò lui stesso, e erano tutti, diciamo, pezzi, articoli, saggi, eccetera, che avevano comunque a che fare anche con le immagini, cioè, quindi erano su saggi, su artisti, su fotografi, su personaggi eccentrici, eccetera, comunque che avevano a che fare con le immagini. E infatti Calvino scelse per ogni autore che lui descriveva, illustrava, eccetera, scelse un'immagine. E questa e uscì fuori questo, la prima edizione Collezioni Sabbia era Garzanti, no? E tra l'altro sulla copertina c'era un disegno del codex, per cui aveva scelto tra le immagini del codex quella con l'occhio, il pesce che diventa, no? che ha un occhio, eccetera. E quindi il libro uscì per Garzanti. Quando poi Calvino mancò, la vedova poi cedette tutti i diritti a Mondadori, e ripubblicarono tutti i testi di Calvino uniformati, no, negli Oscar, con appunto la grafica ispirata a Melotti, no, tutti uguali, eccetera, eccetera, compreso Collezioni Sabbia, che lui invece aveva curato, deve essere un libro illustrato. Infatti io adesso posso anche anticiparvi che tra un po' riuscirà quell'edizione Garzanti con le illustrazioni, perché per esempio anche molti artisti che lui recensì, figure eccentriche, eccetera, sono scomparsi, non se ne ha più traccia, per cui i suoi testi possono risultare oggi incomprensibili se non ci fosse, senza un'immagine, ecco, sempre per restare in tema di immagini e scrittura. E quindi, insomma,
io ho perorato la causa del ripristino presso Mondadori per ripristinare, insomma, diciamo, la collezione di sabbia nel formato Garzanti, cioè come l'aveva voluto lui e come era stato dimenticato sia dalla vedova sia dagli editors, eccetera, eccetera, per 30 anni. Quindi era praticamente non posso dire un libro inutile, ma no, incompleto. Ecco, adesso tornerà nella sua, restaurato nella sua forma. E chiedo questa cosa, e però davvero poi più si scambia anche i due piani, ben venga, basta alzare la mano. Mentre parlavi della genesi del contesto tra l'On the Road, una rete nascente, hai senso di movimento, aleatorietà, casualità, hai senso di un andamento che sembra opposto alla struttura enciclopedia? Perché poi dopo hai controbilanciato col discorso Borges. Allora la domanda che mi veniva, al di là si legge della genesi immediata di una telefonata che hai avuto da un amico sulla nascita dell'enciclopedia, però ero curioso anche proprio della genesi, cioè tu hai cominciato a disegnare, il primo disegno era il disegno di un'enciclopedia, in questa struttura è stata il punto di partenza? Ma io penso che sia abbastanza normale, nel senso che tutti noi insomma, produciamo e questa è la cosa un po' borghesiana, oppure un po' calviniana, insomma, ogni momento è l'inizio, è una traccia per una direzione, poi magari si interrompe, eccetera, eccetera. Se la cosa continua, poi si cerca, come dire, e si mitizza anche, ecco, cioè si mitizza, insomma, l'origine, no? Perché mitizzare l'origine è un'abitudine che tutti abbiamo dai tempi dei tempi, cioè è l'inizio, cioè la storia nasce da questo bisogno di mito poietico, per cui bisogna comunque e soprattutto ricostruire le origini, perché quello che credo che sia veramente misterioso, no? È proprio come nascono i pensieri, come nascono le cose. Prima non c'erano e un attimo dopo ci sono, e questo qui, su questo nessuno ha dato una risposta, non credo che sia mai possibile averla, insomma, no? E quindi mitizzare l'origine è una cosa che è sempre a posteriori, no? Quindi non sappiamo mai se appunto il mito come il sorgente oppure è una posteriori, no? Una ricostruzione, no? Come Virgilio e Enea ricostruisce la storia, non so. però sta di fatto che è una necessità. Io ho ricreato appunto questo mito e non so neanche se appunto sia vero o meno, insomma, però mi piace pensarlo, e quindi comunque in questo pensiero c'è sicuramente qualche cosa, insomma, ecco, quindi non, perché i miti sono anche un po' così, non nascondono, no? Cioè è dentro qualcosa, insomma, quindi nel caso sono i riferimenti principali delle scienze psicologiche, o come dire, no? La psicanalisi, il mito è per Freud è la base di tutto, insomma. E quindi vabbè, insomma, il mio mito era semplicemente che un giorno, cioè io avevo cominciato a fare i disegni, no? E avevo fatto le prime tavole che erano proprio esattamente della stessa dimensione, cioè con una scrittura quasi simile a quella che poi diventerà, tra virgolette, quella ufficiale, insomma, nel senso che a forza di scrivere a un certo punto è venuta fuori una scrittura. All'inizio era un po' pasticciata, poi dopo pian piano si era come distillata. E quindi, sempre in questo mito autoprodotto, insomma, passa un amico e mi dice: ma che cosa, andiamo al cinema, insomma, andiamo, non so, facciamo qualcosa la sera, cioè, e dico: no, sto facendo un'enciclopedia. In quel momento mi si accende la lampadina, perché insomma non mi andava di uscire, insomma, non sapevo che cosa rispondere, e appunto do questa risposta, che però è una risposta così, è quasi inconsapevole, quindi quella giusta probabilmente, insomma. E così nasce in me l'idea che stavo facendo un'enciclopedia, insomma. Tutto qui, insomma, quindi questo è il mito fondativo, insomma, del codice. Poi c'è portarlo avanti, però c'è anche la
resistenza di portarlo avanti? Sì, diciamo che allora all'epoca chiaramente il tempo era, allora devo, qui si apre un'altra cosa, no? Cioè lui, il tempo allora e il tempo oggi, no? Allora, intanto non c'erano i telefonini, non c'erano tantissime come dire, benedizioni e maledizioni del nostro tempo, insomma, per cui cioè, il tempo noi lo viviamo in modo molto, molto frammentato, all'epoca no, c'era poca televisione, c'era, cioè il cinema aveva una funzione molto importante, ma appunto non c'era la rete e quindi come nel mio caso insomma la si desiderava, la si immaginava, si immaginavano di poter estendere, no, il proprio, ma insomma non, e quindi c'era a disposizione, poi ero anche, avevo 26 anni, insomma, cosa del genere, insomma, cioè a disposizione una quantità di tempo veramente incredibile, è quel tipo di tempo che hanno i bambini, no? Oggi, no? Ancora forse, ma non lo so, è perché io non ho figli, quindi non so che cosa, comincio ad avere dei dubbi perché vedo che stanno sempre a smanettare, insomma, i figli degli amici, insomma, quindi non so se anche loro sono già entrati dentro questa frammentazione del tempo. All'epoca c'era questo tempo molto dilatato, per cui effettivamente io ho lavorato 2 anni e mezzo, ma come se il corrispettivo di 10 anni di oggi, insomma, non so come dire, perché insomma avevo delle giornate intere, un po' per fare il paragone, appunto, il tempo lungo dell'infanzia, insomma, no? In cui ci sono le giornate che uno c'è la noia, i bambini che devono, che non sanno, che non sapevano, ripeto, io parlo anche con poca conoscenza del settore, quindi dei piccoli contemporanei, quindi non so se ancora loro si annoiano, insomma, come succedeva nella mia generazione, che c'era questa estensione, questa extensio animi incredibile, e che io un po' ho potuto, di cui ho potuto godere per fare il Codex. È una specie di nicchia di temporale che, insomma, che oggi vedo che se devo fare un disegno, insomma, devo spengere il computer, cose qua, cioè ci sono mille altre sollecitazioni, insomma, quindi insomma, però oddio. Ma mi viene in mente rispetto a questa cosa dell'enciclopedia, no? Quando si organizza l'enciclopedia c'è il piano dell'opera, cioè c'è quella cosa che la Treccani fa l'indice. E allora in questi 2 anni di tempo dilatatissimo mi veniva da chiederti come si è organizzata questa costruzione, cioè se era una costruzione che è nata con una geometria o se anche la geometria come il mito è stata ricreata poi a posteriori. Beh sì, è stata ricreata, sicuramente, insomma, diciamo l'idea dell'enciclopedia, dell'elenco telefonico, cioè, sono tutte cose, come dire, non devo, voglio dire, innate, penso che anche Socrate avesse un'idea dell'elenco telefonico, anche se insomma, ancora non esisteva il telefono, insomma. Quindi diciamo che sono tutte cose che mentre le fai scopri che insomma fanno parte di strutture psichiche che comunque ti arrivano da, di cui non sei autore, insomma, se sono, come linguaggio, insomma, usiamo una cosa che è stata inventata da tanti altri che ci hanno preceduto, quindi insomma è stato anche abbastanza facile nel momento che usi la parola enciclopedia, cioè enciclopedia, insomma, no? E c'è sempre questa paidos, questo pais paidos, questa cosa del bambino, no? Che quindi insomma in qualche modo invece se è questa dimensione per cui devi spiegare, no? Allora insomma alla fine ti viene anche, no, e cominci a fare un po' di piante, poi dopo vai dalle piante, no? Oppure fai dei batteri, però poi, no, poi pensi alla pianta, poi pensi alla pianta, pensi poi al pesce, poi il pesce, pensi poi, e vai avanti un po' così, insomma. Diciamo che sono filogeneticamente, cioè, abbastanza percorso è quello, insomma, è sempre quello, insomma, ecco, non è che una mano alzata. Si è parlato di Borges. Qualche impulso dalla classificazione cinese degli animali, dunque. Ecco, questa è una cosa. No, dunque, allora, qui si apre. Si apre un fronte, no? Cioè che è quello della Cina, insomma, in qualche modo, magari attraverso la mediazione di Borges, no? Perché
perché molti animali sono nell'alfabeto, nella scrittura cinese, molti animali sono disegnati, cioè i caratteri cinesi sappiamo, no? Cioè ogni carattere è una parola, no? E quindi quando io per esempio ho il codex, tra tante vicissitudini, è stato anche stampato in Cina, anzi è stato stampato in Italia e poi portato in Cina, poi il contrario generalmente di quello che succede, perché si stampa in Cina e poi si può, invece sono riuscito a farlo stampare in Italia e portarlo in Cina, e adesso ci sarà una seconda edizione. Allora, la prima edizione cinese, sai, interessante, perché poi sono andato in Cina a presentarlo eccetera eccetera, e mi sono trovato di fronte a un problema che è quello della traslitterazione, cioè no, noi abbiamo dei nomi, no, eccetera, no, che magari contengono, no, noi non ce ne accorgiamo, però contengono, io mi chiamo Luigi, no, ma dentro Luigi c'è per esempio lui che è lui, no? Però nel momento che io dico Luigi non è che ho un ricordo di questo pronome personale, semplicemente ho un suono, eccetera. Ecco, i cinesi più o meno, loro forse hanno la stessa, quindi, cinese? Ecco, forse può spiegare meglio di quello che sto dicendo. Comunque la cosa interessante è stata il momento in cui io sono entrato dentro quell'universo, no? Per esempio, il mio nome, no? Mentre in italiano Luigi, in cinese mi hanno detto che, e io qui non so, perché le tonali, le quattro tonalità del cinese non so se... Esattamente. Sì, 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 esattamente quello che stavo dicendo. Però io mi sono chiesto se nel momento che da un nome occidentale viene trasferito in cinese, per esempio, io mi sono trovato di fronte a varie possibilità, no? Di usare... allora, io inizialmente era Luigi, però... Lu è cervo. Animale? Sì, sì, Lu è cervo, no? E questo è veramente, no, stiamo vivendo esattamente questa problematica, che è veramente la cosa che è difficile. Allora, beh, sì, Lu, no? Quello è... È un animale? Sì, 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 esattamente. È il cervo, no? Ecco, infatti, allora, inizialmente mi ero detto Lu cervo, no? Quello così, no, scritto con... che è in realtà il disegno di un no? Ci sono le corna, le zampe, insomma... No, non è questo. Te lo scrivo? Sì. Abbiamo in diretta. Diciamo che per esempio in cinese Lu-I-G non è molto, invece Lu-G suona meglio, perché suona cinese, vero? E infatti poi alla fine sono diventato Lu-G in Cina, quando poi abbiamo fatto la presentazione del codex eccetera eccetera, no? E anche Matteo Ricci, e se ti dico Li-Ma-Do,
Limadò. Limadò è dunque Matteo Ricci, il gesuita che alla fine del 1500 eccetera va in Cina e diventa Li, nel senso che siccome non avete la R, allora mi dispiace, non ci avete la R, vabbè, no, niente di grave, però il cognome, no, che si mette prima del nome in cinese, no? Allora sarebbe, invece di essere Ricci, sarebbe stato Licci, e è stato usato solamente il primo Li, cioè la prima sillaba Li, e Madò sta per Matteo, Madò, e quindi Ricci Matteo è diventato, è stato il primo, tra l'altro era di Macerata, No, tra l'altro a Macerata c'è un centro Confucio pazzesco. No, sul serio. No, veramente, c'è un centro Confucio a Macerata dove ci sono corsi, anzi sta qua dietro, insomma, dove ci sono corsi, borse di studio, eccetera, eccetera. Importantissimo perché è nato Matteo Ricci, che è stato importantissimo nella cultura cinese perché è quello che ha portato gli elementi di Euclide e che ha diciamo rivoluzionato tutta la cartografia anche in Cina, perché la cartografia praticamente non esisteva quando è arrivato Matteo Ricci, c'era Guangzhou, c'era praticamente il paese di mezzo, e poi intorno c'era, non esisteva una cartografia, insomma, e quindi Matteo porta tutto, non Renzi, Matteo Ricci, porta tutto un bagaglio che era quello appunto dei portoghesi, eccetera, eccetera, insomma, tutta la cartografia, insomma, creata, quella che servì anche a Colombo, no? E la portò in Cina. E infatti è stato il primo europeo a essere seppellito in territorio cinese per decreto imperiale, perché tutti gli europei, o comunque gli occidentali che morivano in Cina, erano soprattutto missionari eccetera, venivano mandati a Macao morti, nel senso non potevano essere seppelliti in territorio cinese, e lui proprio per i suoi benefici insomma tutto quello che ha portato in Cina ebbe questo grande onore di essere, e tuttora c'è la bellissima tomba a Pechino di Matteo Ricci, no? Con tutti i bambù intorno, cioè, dove c'è scritto in latino Maceratensis, di Macerata, cioè, vicino ai caratteri cinesi, al dragone, eccetera. Quindi, per dire che tutto, anche Macerata è arrivata vicino, che poi è dentro il giardino della scuola di partito a Pechino, insomma, quindi è un posto, diciamo, importante politicamente, insomma. Quindi, insomma. Ma tornando alla tua scrittura, vabbè, dico, no, la domanda dicevo che il discorso abbiamo esaurito l'aspetto cinese con questa cosa. No, è stato meraviglioso perché, insomma, entrare dentro una scrittura che è disegno proprio, no? È stato per me, avevo cominciato un po' a scrivere il mio nome, insomma, perché quando facevo le dediche al Codex, quando appunto ho presentato, le ho cominciate a fare in cinese, a scrivere Lu Ji, due caratteri ho imparato a scriverli in cinese, erano tutti contenti, però devo dire che un occidentale che riesce anche a fare un carattere solo, insomma, viene subito amato, guarda, cioè, anzi lo dico, chi va in Cina deve imparare, cioè, basta che impara, è stato bellissimo, comunque ho avuto proprio una quindi che dire, insomma, quindi Borges, la Cina di Borges è come i labirinti, come, cioè è l'altrove, no? È incredibile perché, non so, io adesso noi dialoghiamo e abbiamo già degli elementi, ma per molto tempo la Cina era l'altrove. Per esempio c'è un grande scrittore francese, Victor Segalen, che ha scritto all'inizio del secolo tutta una serie di meravigliose
appunto sull'altrove, e l'altrove era la Cina, insomma. Invece ecco, non è più altrove, ecco, siamo qua, insomma, dialoghiamo, già abbiamo delle cose che... Però parlo di 80 anni fa, 100 anni fa, era veramente un... Quindi è meraviglioso quello che sta nascendo adesso, che si sta aprendo, no? La scrittura è nata immediatamente in parallelo alle immagini, cioè sì, l'ultima sì, domanda sì, sulla sì, Genesi, sì, poi sì, quando sì, andiamo sì, appunto... Sì, sì, la Genesi è... La Genesi è così, cioè scrittura e immagine, nel senso che erano, come dire, complementari, nel senso che bisognava in qualche modo spiegare delle immagini che non erano spiegabili, quindi ci voleva una scrittura, insomma, per capire. anche per me, ovviamente. Certo, certo. Sì. Certo. No, in realtà questa, io ho disegnato da quando sono nato, proprio il disegno è, disegnavo prima di parlare, non so, è proprio come, è stato un talento, non so, comunque preferivo disegnare che parlare a un certo punto, e quindi quando ho cominciato questo lavoro avevo comunque una naturale abitudine al disegno, per cui non è stato, cioè la mano ha seguito l'ultimo pensiero che è arrivato in quel momento, insomma. Poi mi appassionavano molto gli animali quando ero piccolo, per cui ho disegnato tantissimi animali, li copiavo soprattutto, insomma, veramente ero un po' ossessionato dal disegno, insomma, ecco. Appunto da preoccupare i miei genitori, insomma. Quindi non so, io ho semplicemente continuato a disegnare, ecco, io non c'è una soluzione di continuità, cioè ho sempre disegnato, quindi a un certo punto questo disegno ha intercettato il codex, diciamo così, ma è come parlare, no? Uno parla sempre, tutta la vita parla, no? Cioè a un certo punto non è che c'è un momento che comincia a parlare, cioè no, naturalmente sono superato gli anni della, però insomma, poi si parla sempre, insomma, più o meno. Ecco, io ho sempre disegnato così, insomma, e quindi a un certo punto uno magari parla e dice delle cose interessanti, e in altri momenti dice delle cose meno interessanti, ma insomma, ecco, però il disegno per me è esattamente questo, è un flusso continuo che... Mi veniva in mente una cosa in realtà che esce un po' dal seminato, ma perché stavi parlando del parlare, del disegnare prima del parlare, ed era proprio una curiosità, cioè per te la tua lingua ha un suono? No. No, cioè no, nel senso che come il disegno, allora, può contenere sicuramente un ritmo, cioè quando si dice che no, una scrittura può avere un ritmo, non so se è una melodia, forse, il passaggio tra immagine e suono è sempre così, immagine è molto soggettivo, però si usa nella definizione della scrittura, no? Questo, anche dei termini musicali, insomma, quindi non so. Beh, anche il tema della variazione, cioè il senso della variazione, che è qualcosa che in qualche modo mi viene da collegare, forse anche in altri tipi di libri, dove invece non c'è l'apertura enciclopedica, ma c'è l'apparente chiusura su un soggetto, che può essere Pulcinella, può essere il coniglio. Allora a me viene in mente questo senso della variazione, era un'altra curiosità che avevo anch'io. Beh, la variazione forse è un termine che si usa molto più in musica, no? Cioè, la composizione, la variazione è una forma musicale, cioè È diverso fare un libro su un soggetto specifico rispetto a livello proprio di approccio, o in realtà è semplicemente sono due porte per entrare in uno stesso altrove?
Sì, l'altrove è sempre in agguato, insomma, nel senso che può essere anche qui fuori, insomma, non è quello che viene dopo, è domani, tra 5 minuti, insomma. Non so, anche questo veramente, sicuramente, improvvisamente si creano delle forme di, come dire, leggermente paranoiche, insomma, intorno a un qualche cosa, no? Un oggetto, un tema, eccetera, per cui si chiudono tantissime finestre e se ne aprono delle altre e nascono, come dire, anche delle fissazioni, insomma, delle concentrazioni. Beh, insomma, non posso citare che da lì, no? Il metodo paranoico critico, insomma, no? Che, cioè, da lì quando lo intervistarono dice: ma scusi, che cos'è questo metodo paranoico critico? Dice, non so assolutamente che cosa sia il metodo paranoico critico, però so solamente che lo sto usando da 40 anni e funziona benissimo. Quindi diciamo che, però lui poi dice anche una cosa un po' più meno battuta, insomma, che insomma, il metodo paranoico critico, quindi sono due parole, è una specie di ossimoro, no? Perché il paranoico è, anzi lui dice, ma sono un pazzo di buona qualità, ecco, perché diciamo, mettere insieme il paranoico con critico è mettere insieme due elementi opposti, no? Cioè l'elemento, come dire, irrazionale e l'elemento razionale, l'esprit de géométrie, l'esprit de finesse, diceva Cartesio, insomma, quindi due elementi in contrasto, o yin yang potremmo dire, insomma, due elementi che dalla cui unione, insomma, nasce qualcosa, insomma, ecco, quindi dal contrasto, insomma. La mia domanda, la sua opera molto importante è anche la sua prima opera. Come sta dentro la sua vita dalla fine degli anni 70 in poi, cioè 40 anni dopo, questa opera così incomparante, così gigante, da richiamare sempre tutta l'attenzione? Sì. Come, cioè... nel senso, se poi ho fatto qualche altra cosa, insomma. Cioè, lei sicuramente l'ha fatto, però siamo qui a parlare del Codex dopo 40 anni e quindi è vero. Però, cioè, tutto sommato non ci annoiamo, questo è... Allora, la questione di fondo è sempre quella, insomma, nel senso che, certo, se... E devo dire, posso dire una cosa, che naturalmente parlo del Codex forse da 40 anni, però no, io non mi sono mai annoiato, e proprio perché evidentemente è dentro questo lavoro che spesso la prima opera, cioè è meglio fare le prime opere da giovani, perché insomma, piuttosto che, insomma, perché sono dei momenti in cui, come dire, c'è il massimo della libertà, il massimo del sogno, del delirio, di tutto quanto, insomma, quindi molto spesso sono anche, insomma, noi parlavamo proprio a proposito di Pesaro, insomma, cioè, Rossini, adesso scusate, non voglio, però voglio dire, molti autori, soprattutto in ambito musicale, le cose le fanno da ragazzi, insomma, ecco, diciamo. Cioè, Rossini era un ragazzo quando ha fatto le cose più importanti, insomma, e poi se ne è parlato tutta la vita. Lui ha avuto poi a un certo punto, lei è pesarese, quindi sto parlando di casa sua, insomma, poi a un certo punto è andato a Parigi e si è dedicato per gli ultimi 30 anni alla cucina. E quindi nei ristoranti sappiamo, no, che insomma, i tournetò alla Rossini sono una cosa, un elemento fondamentale, insomma. Quindi tutti sicuramente per quei 30 anni gli chiedevano, maestro, facci un'altra cosa, eccetera. E lui ogni tanto faceva dei pezzetti, no? E li chiamava pesce de vieillesse, no? Peccati di vecchiaia, no? E faceva, cioè, ma le cose meravigliose come la Petit Mess Solennel, che già un titolo così è un programma. E quindi si divertiva un po', insomma, quindi non lo so, insomma, adesso non credo che ormai, cioè, non posso immaginare di fare un'altra opera come quella, insomma, no? Proprio intanto per un discorso che facevo prima, che è quello del tempo, no? Poi, in tutto sommato, non me ne frega niente, cioè, nel senso che
Ne ho fatta già una, bene, insomma, va più che, voglio dire, nei limiti temporali che uno ha a disposizione, insomma, è andata bene, insomma. Per cui, insomma, per 40 anni veramente sono passati, è stato un battito di ciglia, per cui manco me ne sono accorto e sono arrivato quasi a 70 anni, per cui, insomma, cioè, mi è andata abbastanza bene, ecco, diciamo così. Questo è interessante, ma questo è... Per sentire, mi sembra che è un modo di pensare al 520, da porto quasi ai cinesi adesso, no? Posso darti del tu? Posso darti del tu, no? Sì, ok, ovviamente sì. Di dove sei? Lo sapevo. Te stavi lì appostato, pronto. Dai, io già solo stretto una volta la mano, ho fatto così, insomma, quindi ho questa mano che ha stretto la mano a Borges e poi dopo te la stringo, cioè così abbiamo cioè, la proprietà transitiva. No, però poi puoi sempre dire che no, non lo facciamo comunque. No, diciamo che il codex si è interrotto per ragioni economiche, diciamo così. A un certo punto l'editore mi ha detto fermati, perché era anche c'è anche una questione, all'epoca, dal fine degli anni 70, c'è proprio un cambiamento, come si può dire, tipografico, no? Nel senso che all'epoca stampare a colori era molto costoso. Infatti negli anni, se uno prende i libri degli anni 70, molto spesso, non so, i libri d'arte, eccetera, c'erano delle pagine in bianco e nero e poi ogni tanto c'era una pagina a colori, no? Per dire. E infatti Ricci inizialmente la collana I segni dell'uomo, dove c'è anche Borges, lui aveva delle immagini a colori, no? Che erano ritagliate e incollate, no? Questa era la sua... E sembrava chissà che cosa, in realtà era un bel trucco, perché facendo così sicuramente spendeva meno che fare delle pagine in quadricromia, farle a colori, no? Però sembrava una cosa estremamente artigianale, perché, insomma, è quindi il colore. Quindi è un momento proprio di passaggio, di costi anche. E quindi quando io, lavoro sul codex e quindi avevo già, perché io diciamo che incontro Franco Maria Ricci mentre lavoro, no? Quando avevo già fatto una quarantina di tavole, 30, 40 eccetera, quindi e poi il lavoro successivo va avanti con questa promessa di pubblicazione che però così era semplicemente una promessa. E poi a un certo punto arriva un contratto, no? E però a quel punto Ricci dice, beh, fermati, perché non, stamparlo a colori, eccetera, poteva diventare impossibile, insomma. E quindi c'è un blocco, diciamo, all'epoca di natura tecnico-economica, insomma, che oggi magari non esisterebbe più, insomma, perché, insomma, stampare così non ha più quei costi, eccetera, insomma. Quindi, diciamo, una questione pratica, propriamente pratica. Allora, avrei potuto continuare per anni, insomma. Come appunto in un racconto di Borges, insomma, come quello che scrive il Don Chisciotte, no? Che riscrive il Don Chisciotte come Cervantes. E come in Plon, hai notato che il codex serafiniano sta prendendo possesso di Ma sì, perché dunque, allora intanto questo è stato naturalmente la rete che ha generato questa diffusione del codex, perché tra l'altro a proposito di diffusione è curioso, perché dunque l'ultima edizione di Ricci di Franco Maria Ricci è del 93-94, no?
e la prima edizione Rizzoli, la riedizione del Codes, la nuova edizione che sarebbe stata comunque la settima edizione del libro, a cui io aggiunsi poi delle nuove tavole eccetera eccetera, e in una versione diversa, perché io cambiai proprio, come oggi diremo, il look del libro, togliendo quell'elemento più seicentesco e controriformista di Franco Maria Ricci, il nero con l'oro, il barocco, diciamo, e quindi lo riportai più a un'idea di avorio e oro, che è, insomma, è l'idea classica dell'antichità, insomma, che qui quello che gli antichi dicevano il criso elefantino, che rappresentava proprio esteticamente la bellezza, insomma, no? Mettere insieme avorio e oro. Io un po' l'ho rifatto, cioè, e mentre per Ricci, insomma, il nero e l'oro erano la sua palette, come dire, estetica, insomma, che appunto molto vicina appunto al gusto seicentesco, barocco, insomma, e anche spagnolo, insomma, tra l'altro. Quindi, qua. Tu parlavi che era importante molto per te il discorso della pagina, della carta, della dimensione editoriale. Poi in realtà nella tua vita hai sviluppato anche la dimensione tridimensionale. Cioè, sei uscito dalla carta, hai creato opere che vanno al di là. Allora, ero curioso anche di sapere... No, il passaggio è semplice, nel senso che nel Codex c'è, diciamo, le tavole sono in realtà anche dei progetti, no? Quindi, infatti, questo ha permesso la continuità, perché nel senso che questi disegni sono stati, queste pagine sono state di ispirazione a tantissimi artisti. Il primo a cominciare a questo fu Philippe de Coufflet, e quindi c'è un coreografo che nel 1987 fece un primo spettacolo di videodanza che si chiamava Codex, e che era una sua interpretazione, quindi non c'erano esattamente queste immagini, ma erano sue immagini ispirate al Codex, e tant'è che poi questo appunto proprio di trasformazione, no? E poi tra l'altro questo coreografo diventò poi il coreografo delle Olimpiadi di Albertville, le Olimpiadi dei Giochi Invernali di Albertville qualche anno dopo, e fu l'occasione per cui un'equipe della televisione francese mi venne a cercare perché De Coufflet aveva citato il Codex come origine del suo lavoro, no? Per cui mi venno. E poi naturalmente da Albertville ci furono le Olimpiadi invernali di Torino, e allora tutti che furono ispirate però a Torino nessuno mi venne a cercare cioè, quindi no, si è perso l'anello. E poi quindi, insomma, nel cinema, insomma, tantissimi mezzi, 3D, insomma, se ne trovano di tutti i colori, insomma. E poi anche non solo in campo quindi tridimensionale, ma anche in campo musicale. Il campo musicale ha generato tantissime, le più strane combinazioni musicali, da un gruppo scozzese di rock, di progressive rock, che ha scritto North Atlantic Oscillation, che dell'anno scorso, insomma, che ha trasformato delle macchine in un videoclip, delle macchine del Codex in un modo eccetera, degli artisti di musica, diciamo, contemporanea, che hanno usato il Codex eccetera, insomma, c'è un elenco, insomma, di musicisti, ma veramente da estrazioni e linguaggi musicali completamente diversi. Nel momento in cui pensi invece il tuo lavoro a tre dimensioni, cioè quando lavori di scultura,
installazioni? Ma, diciamo che non è che per me c'è molta differenza, insomma, tra il disegno poi e il resto, perché insomma una volta il disegno era anche in ambito, così siamo circondati da opere d'arte, cioè il disegno era proprio molto spesso, anzi nella cultura italiana il disegno è sempre preparatorio, no? Di qualche cos'altro in generale, no? Questo per esempio, ritorniamo al discorso della bande dessinée o dei fumetti, cioè, per esempio questo qui è stato sempre anche un handicap per lo sviluppo, per l'apprezzamento, mentre in Germania e anche in Francia, anche in Inghilterra, cioè il disegno ha avuto molto spesso un'autonomia. Cioè, penso per esempio a Piranesi, ecco, Piranesi che è un grande, possiamo dire, disegnatore, no? Beh, insomma, fu apprezzato in Inghilterra, infatti le collezioni, le prime collezioni di rami, cioè, sono tutte in Inghilterra. Cioè, non, il disegno da noi è stato, alla Pinacoteca Ambrosiana c'è un meraviglioso cartone della scuola di Atene di Raffaello, che veramente lì vedi la mano di Raffaello, non dei suoi allievi, eccetera, eccetera, che nessuno va a vedere, cioè, non so come dire, perché da noi, nella nostra cultura, il disegno è sempre stato un po' ancillare, come dicono, insomma, cioè, serviva a qualche altra cosa, e quindi anche a progettare cose tridimensionali, anche ad architetture, eccetera, eccetera, insomma, no? Penso a Santelia, no? A un architetto di soli disegni, insomma. Quindi il disegno è sempre stato, come dire, un elemento. E non abbiamo, per esempio, in Italia, come, non so, a Vienna c'è un museo dedicato, no? Alla Bertina, no? Cioè, dedicato esclusivamente al disegno. Insomma. Penso a Dürer, no? Dürer è, insomma, un grande incisore, come Piranesi, insomma, è un grande disegnatore, no? E certo, insomma, il suo coniglio è proprio un disegno, nel vero senso della parola, che non, da noi, insomma, sarebbe diventato, avrebbe dovuto diventare qualche altra cosa. Invece in Dürer il disegno rimane disegno, le incisioni sono incisioni, cioè, non servono. Poi tra l'altro la famosa lepre, no? È abbastanza incredibile a proposito di disegno, perché c'è nel disegno qualche cosa di particolare che magari non si trova forse in altre. C'è la possibilità di entrare nel microscopico, insomma, no? Infatti nell'occhio del coniglio di Dürer c'è riflesso una finestra. Per dire, no? Come dire, cioè, il riflesso finale, e quindi è l'artista che sta disegnando, insomma, ecco, questo se si esplora il mondo del disegno si troveranno spesso delle cose, diciamo, così, diciamo, in profondità, mentre la pittura che richiede anche una posizione diversa dello spettatore, no? Perché insomma il disegno è eccolo qua, insomma, abbiamo, sono 20 centimetri una distanza, e che quindi permette appunto l'esplorazione del microscopico, mentre la pittura, la scultura richiedono una distanza, insomma, e quindi il particolare, il dettaglio diventa poco interessante, insomma, non ai fini dell'elemento, insomma, dell'insieme. Ci sono altre curiosità, altre domande? Guardo anche loro, non ho più pallida idea di che ho. Adesso passa. Di Aragù. Se no ne faccio una. Sì, io, certo, allora. Sì, abbiamo ancora 10 minuti, ce li abbiamo tutti. Come diceva prima Fabiano, c'è questo, quando uno ti ascolta parlare, c'è questo sistema enciclopedico che ti si dispiega davanti, e mi veniva in mente una sensazione, mentre ti ascolto, io ho la stessa sensazione che ho, di cui abbiamo parlato diverse volte con gli studenti, guardando il Codex, cioè che ci sia anche nel tuo uso delle scienze
un modo conoscitivo che è tutt'altro che scientifico, cioè che la meraviglia, proprio lo stupore, la curiosità, l'indagine di qualcosa che è un percorso un altrove che sbuca, sia proprio un sistema conoscitivo, non sia una cosa che accade, ma sia proprio un modo di conoscere il mondo. E allora volevo sapere se era una sensazione, se esiste questa anche, cioè c'è un rimando continuo poi alla meraviglia intesa anche come wunder nel senso più, sì, più classico. Sì, sì, certo, ma abbiamo altre 2 ore e mezza. No, nel senso che la meraviglia è, vogliamo parlare, non so neanche da dove cominciare quando si parla di meraviglia. Nel senso che beh, è evidente che tutto è collegato, insomma, è sempre più poi troppo. No, vabbè, insomma, diciamo che sicuramente a me affascina molto le relazioni, no, tra le cose, e come tutto sia, insomma. Allora, c'è una parola che si chiama, cioè la parola infinito. Ecco, l'infinito è una cosa che noi facciamo finta che così, che sia appunto il cielo, eccetera. In realtà è esattamente in ogni istante della nostra vita, noi siamo all'interno di questa infinita possibilità di tutto, insomma, no? E che non è solamente una questione economica, cosa che in questo momento sembra che affligga la maggior parte del genere umano, ma è proprio lo sguardo, no? Cioè, quindi tutto quello che ci circonda ci può rimandare a infinite altre cose, quindi viviamo al centro di una raggiera, insomma, di possibilità, di cose. E quindi è evidente che se tu assumi questo come sistema, no? È evidente che sono i 6 gradi di separazione, detto banalmente, insomma, no? Che da una cosa arrivi a... E questo 6 gradi di separazione è anche abbastanza interessante, perché poi è il risultato, tra l'altro, di una ricerca fatta in un'università americana, no? Tanto, non so, che poi è diventato anche un film, è diventato anche tante cose, ma in realtà fu... il risultato di una ricerca fatta in un'università americana in cui si cercava di capire quanti fossero i gradi di separazione tra un individuo e chissà chi, insomma, no? E secondo, non lo so, insomma, è comunque una bella fantasia, che non so, la persona più sperduta, eccetera, eccetera, con 6 passaggi può arrivare, non so, al presidente degli Stati Uniti o non so chi è. Cioè, quindi questa infinita tessitura di borghesiana, insomma, del reale, ecco, questa è una cosa che è così, insomma, e quindi in ogni momento mi sembra che, no, come su un'autostrada, no? Cioè, vedi un segnale e poi adesso esco a questo casello, e ti si aprono, no? Oppure sliding doors, queste cose di, no? Tutto così, insomma, quindi la metamorfosi è la cosa più realistica. La metamorfosi, voglio dire, adesso noi siamo sotto l'influsso di Sanremo, no? Per cui abbiamo avuto così questo, abbiamo scoperto Desmond Morris, abbiamo scoperto Pantarei, queste cose qua, insomma, voglio dire. Vabbè, meno male, insomma, meglio tardi che mai, insomma, però insomma è un po' così, no? Non ci si bagna mai nella stessa acqua del fiume, insomma, queste cose qua, insomma, più o meno, sai? Quindi sono cose che sono state esplorate proprio all'alba del pensiero filosofico, insomma, per cui non dico, insomma, dico posso che associarmi a, come si chiama il cantante? Beh, insomma, oh, sì, ecco, esattamente, sì. Gabbani. Dolci e Gabbani. Ok, quindi. Okay.
C'era una mano alzata. Beh, dunque, io all'epoca, prima di, diciamo, nel film, c'è uno scrittore che mi ha particolarmente, all'epoca, insomma, che è Dino Buzzati. Dino Buzzati aveva così una stravaganza che mi colpiva. Calvino, no, all'epoca, parlo del 76, l'avevo già incontrato nelle Città invisibili, forse Buzzati e Calvino erano forse i due scrittori italiani che mi avevano particolarmente intrigato, insomma. Le Città invisibili sicuramente è una delle fonti di ispirazione, insomma, sicuramente. Cioè, e poi, insomma, ecco, quando poi, insomma, ci fu l'interessamento di Calvino per il Codex, mi sembrava un po' un sogno, insomma, perché quando uscirono le Città invisibili, insomma, fu proprio una specie di epifania, di un mondo, insomma. E venendo a nomi più importanti, Iacovitti, quel mondo lì ha avuto un'influenza. Ma Iacovitti sicuramente, poi tra l'altro Iacovitti io l'ho anche conosciuto. E sono andato una volta a trovarlo perché c'era un amico che lo conosceva e così gli chiesi se era possibile andare a incontrarlo. Dice: vedrai, non è assolutamente, è semplicissimo, perché è una persona molto disponibile, eccetera. Tutti siamo, io, cioè, la mia generazione, siamo cresciuti con il diario Vit, queste cose qua, insomma, quindi questo mondo di salami e di cose, di affettati, eccetera, insomma, proprio appartiene, insomma, insieme a Walt Disney, sono parte del mio immaginario infantile, insomma. Per me, insomma, cioè, Tiramolla è un autore fondamentale, insomma. Poi naturalmente il mondo di Walt Disney e poi Iacovitti, questi sono, diciamo, la trinità, insomma, qui. E Iacovitti, mi ricordo quando andammo a trovarlo, dunque Iacovitti abitava in un appartamento assolutamente normalissimo, insomma, uno pensa, no, Iacovitti, insomma, circondato di cose, no, di, appunto, di salami, cose, cioè, invece era una casa di una normalità, piccolo borghese, incredibile. E mi ricordo quando, e lui è un omone gigantesco, insomma, mi ricordo quando entrammo in una casa che aveva il tinello, non so se sapete, cioè, antico, non so se adesso si progettano le case con i tinelli, però insomma negli anni 50 si facevano queste case. Lui abitava in una zona di Roma, diciamo costruita negli anni 60, 50-60, no? Quindi palazzoni abbastanza anonimi assolutamente. E questo appartamento, insomma, mi ricordo, entrammo, c'era il tinello e quindi venne a aprire, eccetera, eccetera. Dopodiché si uscì, il tinello aveva una porta a vetri, no? E quindi la porta a vetri si apriva sul salone, no? Sul saloncino, diciamo così. E quindi dentro, in questo saloncino, c'era un tavolinetto grande, insomma, forse un metro per 70, una cosa del genere. E su quel tavolinetto lui disegnava tutto il mondo di Iacovitti, nasceva su quel tavolinetto, che mi sembrava incredibile, anche perché poi dopo mi fece appunto, quindi lui non disegnava le linee, non erano linee fatte, tratteggiate con un unico segno, ma erano molto spesso una specie di segni incrociati che creavano una specie di tessitura che spesso dava alla linea una specie di effetto flu, eccetera. Vabbè. E comunque mi ricordo che entrammo dentro il salone, così,
ci accomodammo sul divano e lui si mise su una poltrona per in qualche modo avere notizie del mio amico che conosceva, di sua madre, altre persone di famiglia, erano amici di famiglia. E io stavo lì a sentire così eccetera, insomma, vedendo Coco Bill dappertutto, insomma, invece lì non c'era nessuna possibilità di non si sa dove si era nascosto Coco Bill. E quindi poi a un certo punto chiuse la porta e c'era la luce diciamo del tinello che era rimasta accesa, si vide un'ombra che passò e spense la luce del tinello. E quindi noi rimanemmo in questo salone eccetera, e era la moglie che evidentemente per risparmiare la cosa aveva, era andata a spegnere la luce, insomma, quindi no, per dire una dimensione proprio domestica, no? E immaginare in questa dimensione domestica questi disegni che sono, tra l'altro lui, un caso curioso di Iacovitti fu la pubblicazione del Kama Sutra. Lui pubblicò un, no? Questo libro che fu pubblicato in Francia, perché evidentemente non lo trovò l'editore in Italia, e qui adesso credo che sia stato ripubblicato eccetera, però io lo vidi appunto a Parigi, insomma, mi sembra una cosa incredibile che Coco Bill fosse censurato, insomma, però così è successo, insomma. Quindi no, lui è sicuramente un protagonista, insomma, assoluto, insomma, ha creato proprio un mondo. Anzi, è il nostro Walt Disney, no? Solo che non ha creato una struttura, perché insomma Coco Bill potrebbe continuare ancora. Io spero che ci siano dei disegnatori e degli artisti che insomma lo facciano resuscitare. Come facciano a resuscitare Tiramolla? Insomma, Tiramolla è assoluto, insomma, non esiste. E Tabeta un po' ha cercato di imitare Tiramolla, ma con scarso successo. Non esiste nel panorama del fumetto, cioè, un personaggio come quello di Tiramolla, insomma. È assolutamente geniale per proprio l'idea, un'idea grafica, una linea che diventa, insomma. Quindi io anche lì, sono tutti serbatoi, sono tutte le cose che potrebbero veramente ritornare, cioè, d'altra parte Paperino, insomma, voglio dire, ce l'abbiamo, siamo afflitti da Paperino da sempre, insomma, non capisco perché Tiramolla e Coco Bill non potrebbero continuare, cioè, voglio dire, ci manca, ecco, e qui mi sembra, no? Ci manca proprio un'industria in grado di supportare tutto questo, insomma, un'industria culturale, insomma, chiamiamola come vogliamo, insomma. Cioè, in attesa che gli studenti che qui, insomma, tutti a disegnare Tiramolla, io sarei felicissimo. Bene, direi di chiudere. Allora, farei un grande applauso di ringraziamento a Luigi Serafini. Mi dispiace se adesso prendo l'iPhone e vorrei registrare l'applauso, un altro, perché infatti questo è finto, il prossimo è finto, perché adesso prendo l'iPhone. Allora, intanto vi do lo sprone, esatto, e vi rimando all'appuntamento di questa sera, a Modo Info Shop, via Mascarella, l'incontro dedicato alla pulcinopedia con Tommaso Bianco, e un ringraziamento, però, no, aspetta, un ringraziamento lo dico quando sei pronto. Comando. Intenso. Intenso, perché poi questo è, me lo metto da parte. Anche a Modo Info Shop, intanto dico ringraziamento così. Partito. Grazie, lo metto da parte, insomma, per la pensione, ormai prossimo. Va bene.
lì in fondo potete trovare i libri. Non mancate stasera, che c'è veramente un pulcinella, posso dire due parole? Dunque, allora, Tommaso Bianco, io non ci siamo sentiti solo al telefono, ma insomma è una garanzia, cioè, un... Non esageriamo. Ecco. È un onore per me averti accanto, perché tu rappresenti, voglio dire, l'intelletto, insomma, il Pulcinella invece è un uomo da strada. Quindi da oggi in poi mi permetterò, tu me lo permetterai, di chiamarti Gigino, Luigi Gigino, va buono? E poi ti continuerò a sfotterti in libreria stasera. Complimenti per la tua scienza, per la tua... Spero che... Io ho iniziato uno spettacolo in teatro tanti anni fa con Edoardo, con le scene di Guttuso. Spero che la mia carriera finisca con una scenografia firmata da te. Che dici? Può essere questo fatto? Speriamo bene. È un impegno preso in questo momento, assolutamente. Allora, stasera? A frappè. Prendiamo i nomi, hai tutti. Guardi, io sono anch'io un allievo un poco di questa accademia. Io, stando da molti anni qua a Bologna, ho collaborato anch'io, quindi per me è anche un luogo, come dire, un po' di casa. E quindi è bella queste energie che si combinano, e adesso ritrovare te qua. Io sono da 12 anni diventato bolognese, non sembra, ma sono diventato bolognese. Complimenti Luigi, Gigino, complimenti Gigi, ciao, a frappè. Ok, grazie.